Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Boban Pesov e finalmente oggi vi voglio proporre un'altra sfida di disegno particolare. Mi sono ispirato al video della carissima Francesca Presentini in arte fra Frog, che noi tutti conosciamo, alla quale vogliamo un mondo di bene, anzi l'abbraccio per avermi dato questa idea particolare e anche leggermente estrema, autolesionista. Possiamo dire. In cosa consiste questa challenge di disegno? Praticamente io devo realizzare lo stesso soggetto in scale diverse, sempre più piccole. Si partirà da un foglio di queste grandezze, che è praticamente una 5, arrivando a questa. Il soggetto per questa challenge sarà il carissimo Pennywise, ovvero It, il clown tanto amato dai bambini. Prendiamo il nostro righello di Pornhub e misuriamo il nostro primo foglio. Come vi ho detto, è una sorta di A5. Allora, 15, 20, un 20x15, ok? Iniziamo con la nostra prima illustrazione. Ovviamente il primo è stato abbastanza una passeggiata. Facciamo vedere il nostro mitico Penny. Come vedete l'ho fatto molto molto caricaturale, proprio per renderlo meno inquietante, più o meno. Qui diciamo che ho aggiunto parecchi dettagli, dettagli che sicuramente man mano che andrò a diminuire la scala, diminuiranno, scompariranno completamente. Ok, ora tocca al nostro secondo foglio, che è praticamente un 15x10, praticamente la metà di questo. Credo che non sarà parecchio difficile andare a lavorare su questo foglio, però proviamo a vedere. Devo essere sincero, mi è venuto meglio rispetto al primo, proprio per la cosa di realizzare lo stesso soggetto più volte, man mano che vai avanti lo migliori, però in questo caso rimpicciolendolo purtroppo ampie scelte di miglioramento non so se si possono andare a scovare, però vediamo, non mi sono trovato ancora in difficoltà e non ho ancora scomodato nessun santo dai cieli. Per ora. E abbiamo il nostro secondo Pennywise realizzato. Ora, la nostra challenge autolesionista ci porta ad andare a disegnare su questo formato qua. 7x5. Un 7x5, praticamente ha la grandezza di una figurina, ok? Iniziamo a capire quali saranno i dettagli che pian pianino scompariranno dal nostro Pennywise. Sono riuscito ancora a gestirla più o meno la situazione, però pian pianino ormai i dettagli cominciano a scomparire. Andare a realizzare i suoi tratti somatici, no? E anche il trucco di Pennywise diventa anche più difficile da fare. Bene o male, però, sono riuscito a gestirla nei migliori dei modi. Ovviamente, per adesso, tutto bello, tutto meraviglioso, però ci aspetta questa. Un 5x3,5, quindi poco più grande di un francobollo. Proviamoci. Facciamoci del male. In questo caso avrei dovuto fare un po' come Francesca, cioè prendere una lente di ingrandimento e cercare di aggiungere sempre più dettagli. Ahimè, purtroppo non ho una lente in casa. Ho cercato di sfruttare quelle che sono le mie capacità visive senza l'aiuto di oggetti esterni oppure poteri particolari acquisiti dopo che mi sono fatto un bagno nel Tevere. Qua i dettagli spariscono completamente. Ok? Si riesce a vedere poca roba. Però il nostro Pennywise riesce ad essere ancora riconoscibile, nonostante le piccole dimensioni. E andiamo avanti! Andiamo avanti perché non è finita, perché ne mancano ancora 3 di illustrazioni.
chiamiamole così. Ecco qua il nostro francobollo e ora andremo a proseguire nel nostro percorso andando a disegnare il nostro Pennywise in questo piccolo francobollo. Qua la situazione si fa parecchio seria. Ho anche sbavato leggermente il palloncino. Non so come sono riuscito a fare questa grandissima cavolata, però che dire. La stanchezza si fa sentire e ora andiamo a... Ragazzi, guardate. Ecco qua. Io avendo le dita tozze, potete immaginare la difficoltà per me nel disegnare su un pezzo di carta così piccolo, però non demordo, ok? Sono curioso. Che dire di questo piccolo capolavoro? Che dire? Niente. Oltre al fatto che le mie unghie sono orribili da vedere così vicino. Però, meraviglioso, mi sto cominciando veramente a divertire a disegnare queste robette. Due per uno. Prima di andare a presentarvi l'ultima illustrazione di oggi, voglio ricordarvi che giovedì 22 marzo sarò dalle 17 alle 20 presso l'FCF a Milano per fare un workshop di disegno dove andrò a provare la nuova Cintiq 24 pollici della Wacom. Io non vedo l'ora, venite in tantissimi, trovate il link in descrizione per iscrivervi all'evento, è gratuito, mi raccomando, se siete di Milano e dintorni venite a trovarmi, ci divertiremo, anche se non siete interessati per quanto riguarda il mondo del disegno, venite lo stesso. Passeremo una bellissima serata e poi ci sarà anche un aperitivo finale dove possiamo anche fare un brindisi tutti assieme e abbracciarci appassionatamente, ok? Mi raccomando, dalle 17 alle 20. Venite in tantissimi, mi farebbe molto molto piacere e boom. E allora, dopo questo annuncio, finalmente... Se faccio così non si vede, però c'è, e questo è un foglio di carta, un foglio dove io andrò a disegnare il mio ultimo Pennywise. Vediamo un po' come riusciamo a gestire questa situazione abbastanza drammatica. Nostro mini Pennywise, diciamo che sono riuscito in qualche modo a realizzarlo. Ora io in questo momento ho paura di perdere questo pezzettino, quindi dovrò fare in modo di imbustarli da qualche parte e poi sarebbe molto carino realizzare una cornice apposita dove raccogliere tutti questi Pennywise e appendermeli in ufficio, ok? Sarebbe veramente una cosa meravigliosa da fare, figo. Cerco di metterli in ordine per farveli vedere meglio. Quando li vedi nell'insieme veramente hanno un certo fascino particolare e sono veramente divertenti. Non mi è stato molto di aiuto utilizzare i fogli d'acquerello perché sono parecchio ruvidi, quindi nella realizzazione della tavola più piccola è stato parecchio difficile andare a creare le linee di contorno con la Rapidograph 00 o 01, non mi ricordo. È stato parecchio intenso, no? come esperimento, però mi sono divertito a farlo nonostante l'autolesionismo. Io vi ringrazio a questo punto per la vostra attenzione e mi raccomando, provateci anche voi a casa, mandatemi poi le foto su Instagram, taggatemi lì, sono molto attivo su Instagram, per chi mi segue su Instagram lo sa
che sono molto attivo, quindi seguitemi. Se non l'avete ancora fatto, male, dovete assolutamente seguirmi, perché si fanno anche delle live notturne interessanti mentre io lavoro su Nazi Vegan ID. Anzi, vi consiglio anche di andare a recuperare, se non l'avete ancora fatto, Nazi Vegan ID. Trovate tutti i link di interesse qua sotto in descrizione. Trovate anche link Amazon interessanti per quanto riguarda il materiale di disegno che io utilizzo solitamente e anche l'attrezzatura per girare questi video. Recentemente mi sono comprato una fotocamera che sto usando proprio in questo momento. È una fotocamera digitale compatta della Sony con i Ctrl+Z che riesce a fare delle cose incredibili. E poi guardate un po' questa meravigliosa maglietta di Ralph Winchester for President, una bellissima maglietta che mi ha mandato Pampling, che è un sito molto molto figo di vendita di magliette parecchio nerdose. Ci sono delle magliette veramente incredibili, bellissime, molto esilaranti, e soprattutto quelle di Rick e Morty. Io adoro le magliette di Rick e Morty. Mi farò mandare da Pampling unicamente magliette di Rick e Morty. Morty. E niente, trovate qua il link in descrizione per acquistare sia questa maglietta sia qualsiasi altra maglietta, e utilizzando il codice BOBAN15, se non sbaglio, avrete uno sconto del 15%, quindi approfittatene e mi raccomando, accumulate magliette nel vostro armadio, sarà molto contenta la vostra mamma. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta, e chi è di Milano ci vediamo giovedì 22. Che è praticamente domani o oggi. Dipende un po' quando uscirà questo video. Ciao a tutti.